Buonasera a tutti, sono le 19.37 e dichiaro aperta l'odierna seduta del Consiglio Comunale di Casoli. Passo la parola alla dottoressa De Cinque per l'appello. Di Pelini. Presente. De Petra. Presente. De Luca. Presente. Colanzo. Presente. Martano. Carà. Presente. Di Florio. Presente. Pietro Paolo. Presente. Corsini. Presente. Marbello. Presente. Giuliano. Nasuti. Presente. Angelini. Presente. Possiamo iniziare regolarmente il Consiglio e passiamo al primo punto dell'ordine del giorno, che ha per lettura e l'approvazione del pari precedente seduta consigliare del 30 settembre 2019. Le delibere sono state regolarmente depositate e se non vi sono osservazioni le diamo approvate ad unanimità. Passiamo al punto numero 2 dell'ordine del giorno, con variazioni al bilancio di previsione finanziaria 2019-21, articolo 175,2 del decreto legislativo numero 267/2000, applicazione avanzo di amministrazione. Parola al vice sindaco, dottor De Pietro. Grazie Presidente, la delibera che porto all'attenzione del Consiglio Comunale, appunto così come riportato il Presidente, per oggetto una variazione al bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione. Questo in quanto si rende necessario apportare alcune variazioni al bilancio di previsioni che derivano da mutate esigenze intervenute nel corso della gestione ed in modo particolare in relazione all'integrazione del programma del fabbisogno triennale del personale sia per l'annualità, in modo particolare per l'annualità 2020, che è stato già oggetto di deliberazione di giunta comunale del 25 ottobre del 2019. Inoltre si ritiene di procedere all'applicazione di una quota libera dell'avanzo di amministrazione per l'importo complessivo di 98.000 euro da utilizzare per il finanziamento di spese relative ad alcuni investimenti ed in particolare la manutenzione straordinaria delle strade facenti parte del territorio comunale, alla manutenzione straordinaria di immobili comunali e all'acquisto di hardware per l'efficientamento dell'attività degli uffici comunali. Questa delibera ha avuto già l'approvazione sia da parte del dirigente di ragioneria e dell'organo di revisione contabile. Quindi si sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale la seguente delibera: di applicare per le motivazioni che ho già esposto l'avanzo di amministrazione risultante dall'approvazione del rendiconto esercizio 2018 per euro 98.000. Quindi utilizzando i fondi liberi dell'avanzo di amministrazione, di dare atto che sulla base di quanto disposto dal precedente punto che era appena elencato, l'avanzo di amministrazione residuo risulta composto complessivamente da 189.923,29 euro, di cui i liberi restano 123.731 euro. Poi di dare atto che permangono comunque gli equilibri di bilancio e chiedo poi il Presidente che il Consiglio con un'apposita votazione dichiari la presente deliberazione immediatamente eseguibile. Per quanto riguarda l'avanzo di amministrazione vi dicevo che questa somma di 98.000 euro viene utilizzata nel seguente modo: abbiamo l'acquisto del centralino del nostro comune che rappresentato specialmente nel periodo estivo delle difficoltà e quindi dopo una verifica si è ritenuto di sostituirlo per una spesa di 6.000 euro. Per le strade comunali pensiamo di intervenire con la somma di 57.000 euro e inoltre per quanto riguarda la manutenzione straordinaria per la manutenzione degli immobili comunali occorrono 15.000 euro per il tetto della caserma e per quanto riguarda questa amministrazione richiede di intervenire per la protezione delle scritte che sono all'interno del castello
riguardano principalmente il pensionamento di alcuni dipendenti, e quindi i vari capitoli sono stati poi adeguati a questa situazione. Se vi sono ulteriori domande, resta a disposizione. Grazie, Gesù. Grazie. Dichiaro aperta la discussione. Ci sono interventi? Sì, da parte nostra, molto brevemente. Noi in relazione alla posizione assunta per il bilancio ci asteniamo come voto finale e prendiamo atto che ci sono ulteriori fondi per la manutenzione stradale, soprattutto ci auguriamo che finalmente si possa avere una maggiore garanzia per la percorribilità delle nostre, soprattutto delle nostre strade urbane, perché ancora oggi risentono di una scarsa manutenzione, di incuria, diciamo tra virgolette, di queste strade, soprattutto quelle urbane. Quindi il nostro è un voto di astensione di natura politica. Poi volevo chiedere in particolare, spero di ritrovare, c'è stato uno spostamento, un aumento di fondi nelle spese di 5.900 euro per attività culturali, eccetera. Di che si tratta? Quali sono? Ci sono dei programmi in relazione, visto che siamo alla fine dell'anno, c'è una bella somma, sono 6.000 euro circa, che intenzioni ci sono? Sono delle promozioni magari di fine anno, sì, legate, sì, alla, sì, alla... questa amministrazione ha ritenuto di incrementare un po' il capitolo che riguarda appunto le manifestazioni per il periodo natalizio, e in più ci sono stati dei contatti sia con l'associazione Luce Labbra sia con i commercianti per valutare la possibilità di installare a capo del periodo che va dal, diciamo, dall'Immacolata Concezione fino al 15 di gennaio una pista di pattinaggio. Quindi noi abbiamo previsto questa somma, ci è stato presentato un progetto l'altro ieri, stiamo esaminando questo progetto e quindi abbiamo previsto in bilancio l'eventuale somma per la compartecipazione a questa spesa. La somma che il Comune di Casoli si ritiene di utilizzare è di circa 4.500 euro. La differenza poi verrà utilizzata per altre manifestazioni natalizie che l'amministrazione ha in programma, e fra non molto uscirà il programma stesso. Ci auguriamo che questa spesa sia in qualche modo coerente con una vitalizzazione, chiamiamolo così. Sì, lo scopo è proprio quello di richiamare. Abbiamo qualche perplessità, però ben venga, l'idea è buona, la apprezziamo, è un fatto nuovo, tuttavia qualche perplessità la nutriamo, però vediamo, proviamoci. Chi non fa non può essere criticato. Grazie. Ci sono altri interventi? Prego. Ciao, diciamo, dichiarazione di voto un anticipo favorevole alla proposta di variazione, perché le risorse vengono distribuite in maniera giusta per coprire evidentemente anche qualche laguna, qualche pezzo che è mancato. Quindi voto favorevole da parte del gruppo di maggioranza. Grazie. Grazie. Prendo atto e ringrazio della condivisione da parte dei consiglieri di minoranza dell'attenzione che questa amministrazione sta rivolgendo alle strade, alle strade comunali, alle strade provinciali, alle strade statali, ed è per questo che abbiamo voluto incrementare con i fondi di avanzo proprio la sicurezza stradale, aumentando gli interventi già fatti sul territorio del capoluogo e sul territorio delle contrade. Ricordo bene gli interventi che abbiamo fatto su Contrada con le Barone, un intervento fatto su Piani per Ripitello, un intervento fatto su Contrada Fiorentino, un intervento fatto su Via Garibaldi a caso, un intervento fatto su la parallela della Villa Comunale, un intervento che stiamo completando su un circuito che collega Via San Nicola con il cimitero, e gli altri interventi che stiamo portando avanti, come anche gli interessamenti che stiamo avendo con la provincia, e quindi l'intervento fatto sulla strada provinciale 110 che verrà ulteriormente incrementata, e l'intervento che con il passaggio all'ANAS, una strada che transita sul nostro territorio, ha reso veramente la nostra cittadina a
accogliente sotto l'aspetto della viabilità statale, per ricordare anche il marciapiede che collega via Frentana con l'istituto scolastico e degli interventi che faremo ancora successivamente. Quindi mi fa molto piacere, ritengo anch'io, come evidenziato dalla minoranza, che gli interventi da fare sono ancora tanti e saremo molto attenti a queste problematiche, perché a mio avviso, l'avviso di questa amministrazione, gli assi fondamentali che sono le attività e l'edilizia scolastica sono cose importanti da vedere sicuramente programmare e portare avanti. Grazie Presidente. Grazie a lei Sindaco. Se ci sono altri interventi, dichiaro chiusa la discussione. Andiamo alla votazione per la proposta in esame. Chi è favorevole alle variazioni di bilancio, previsione finanziaria 2019-2021, applicazione avanzo di amministrazione? Chi è contrario? Chi si astiene? Con ulteriore votazione si chiede l'immediata eseguibilità di questo provvedimento. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? La delibera è approvata. Passiamo all'ultimo punto dell'ordine del giorno. Aggiornamento piano di emergenza comunale, provvedimento. Parola al sindaco. Grazie Presidente, gentili colleghi, passiamo all'aggiornamento del piano di emergenza, che è un documento molto molto importante per la nostra cittadina, ma a quanto pare importantissimo in tutta la regione Abruzzo e per l'Italia intera, avere un piano aggiornamento ognuno per la propria comunità aggiornato alle direttive ultime. E per questo che voglio ricordare che con delibera del Consiglio Comunale numero 21 del 2013 è stato regolarmente approvato il piano di emergenza comunale. Successivamente, con il decreto legislativo numero 1 del 2018, è stato emanato il codice della protezione civile, che all'articolo 48 ha abrogato tra l'altro normative in materia vigente in precedenza, nello specifico la legge 225 del 92 e l'articolo 108 del decreto legislativo 112 del 98. Con delibera del Consiglio Comunale numero 8 del 30 aprile 2018 è stato regolarmente approvato l'aggiornamento del piano di emergenza comunale. La Regione Abruzzo, successivamente, con nota protocollo del 12 ottobre 2018, avente ad oggetto DGR 521/2018, trasmetteva il nuovo format con il piano comunale di emergenza, acquisita in ottobre da parte di tutti, ed invitava tutti i comuni a provvedere all'adeguamento dei piani di emergenza comunale al nuovo format. Con nota del protocollo 1504/2019 si è provveduto a trasmettere al Centro Funzionale di Protezione Civile Regionale la prima bozza per l'adeguamento al nuovo format del vigente del Comune di Casoli per il parere di competenza. Il centro funzionale, dopo un'intensa collaborazione con nota protocollo dell'11 novembre acquisito a questo Comune in pari data, ha trasmesso la definitiva conformità del piano di emergenza comunale di Casoli alle linee guida approvate con il DGR numero 521, propedeutica per l'approvazione dell'aggiornamento del vigente piano di emergenza. Ed io ho partecipato personalmente assieme a tanti altri sindaci della provincia di Chieti proprio alla presenza del capo della protezione civile Borrelli, del prefetto, a un incontro avuto in una casa della prefettura a Chieti, dove si è evidenziato che Casoli è tra i 24 comuni sui 305 di tutta la regione Abruzzo e tra i 10 comuni sui 104 della provincia di Chieti ad aver provveduto all'adeguamento del piano di emergenza e di aver ricevuto la validazione del centro funzionale della protezione civile. E qui voglio anche ringraziare dei funzionari della Regione Abruzzo, quali l'ingegner De Santis e l'ingegner Molinari, che veramente hanno dato una forte collaborazione per la stesura di questo piano e per darci i dovuti consigli per poterlo portare in approvazione. L'aggiornamento del piano di emergenza proposto è stato elaborato predisponendo tutti i dati cartografici, logistici, statistici, anagrafici e della rilevazione sul territorio di tutte le risorse strumentali umane in caso di emergenza e di tutti i potenziali stati di pericolo su base cartacea, predisponendo il piano operativo su supporto informatico
gestione in tempi reali dell'emergente, avendo recepito le indicazioni indicate dal centro funzionale. In particolare modo, gli adeguamenti effettuati sono: adozione del nuovo format per la redazione del piano di emergenza secondo le linee guida approvate. I colori delle aree sono stati uniformati come richiesti. Sono state integralmente riviste le aree di accoglienza e pertanto sono state individuate in totale numero 4 aree di accoglienza: Guarenna, Pianibbia, quadrante complessivo, campo sportivo. L'area di attesa, codificata nella T03 sita in Contrada Roma, ben visibile dalla tavola 2 del piano, è stata eliminata poiché ricadendo in area soggettata al vincolo idraulico. Sono state aggiunte due aree di attesa individuate nelle relative schede, piazza Santa Reparata e via Frentana parcheggio Scuolabus. L'area per atterraggio degli elicotteri, rispetto a quando trasmette in precedenza, è stata spostata al campo sportivo, al parcheggio e impianti sportivi, avendo individuato il campo sportivo come area di accoglienza. L'area di ammassamento prevista all'ex campo quale è stata rimossa. Un'altra area di attesa, con la stessa denominazione di AT5, è stata individuata nell'area parcheggio posta a ridosso di Palazzo Tiri in sostituzione dell'AT05, ora AM001. In virtù delle variazioni illustrate nei precedenti punti, è stata rielaborata la tavola delle aree di protezione civile, la tavola 2, l'area PEC Casoli. Dopo l'approvazione dell'aggiornamento, il Comune provvederà, già ci sono i fondi in bilancio, ad apporre adeguata segnaletica su tutto il territorio per indicare le diverse aree di protezione civile, attesa, accoglienza e ammassamento. Aree di attesa, area dove raccogliersi appena dopo l'evento. Aree di accoglienza, area dove posizionare tende, camper, case mobili, eccetera. Area di ammassamento, area dove dovranno trovare sistemazioni idonee i soccorritori, i mezzi e le risorse necessarie a garantire un razionale intervento delle zone di emergenza. Questo è un primo passo perché il Comune, essendo tra i comuni della provincia di Chieti ad avere lo studio di microzonizzazione sismica, con la conformità del Dipartimento della Protezione Civile, per questo motivo ha ottenuto un contributo di 3.000 euro per la redazione del CLE, analisi delle condizioni minime di emergenza, che è uno studio per analizzare il piano nelle fasi emergenziali, cioè studiare quali sono le prime azioni da porre in essere. È da dire che dobbiamo far passare un messaggio molto importante, che la protezione civile siamo tutti quanti noi e che il piano va fatto conoscere il più possibile a tutti. E una volta approvato e adempiuto agli obblighi di legge e burocratici, è essenziale procedere con esercitazioni sul campo. E da dire che abbiamo fatto un incontro qui sul caso, assieme ai responsabili tecnici del centro funzionale della Regione Abruzzo, dottor Andrea Cipollone e l'ingegner Raffaella Molinari, il responsabile del comando dei Vigili del Fuoco, l'architetto Marchione, persona molto squisita, il responsabile dell'associazione civile Martigno di Fiore Savelli, il tecnico incaricato della redazione delle analisi delle condizioni limite per l'emergenza per il Comune di Casoli, ingegnere Massimo Staniscia. E proprio per questo dovremo continuare, dopo l'approvazione di questo piano, a divulgarlo a tutta la cittadinanza. Quindi, perché il piano è in continua evoluzione, è un documento dinamico, non un documento statico, e oggi più che mai è importante dare la giusta valutazione sia sotto l'aspetto teorico di quello che c'è scritto, ma soprattutto di far conoscere a tutti. Vi assicuro che a mio avviso è molto importante avere indicate le piazze dove ci sono ammassamenti, proprio con l'indicazione, vedere i cartelli, perché nel momento in cui, però non succeda mai a Casoli, ma se dovesse succedere effettivamente avremo da farsi. Quindi è meglio prevenire, cercare di mettere a disposizione le proprie energie affinché non ci siano eventi catastrofici. Grazie Presidente. Grazie Sindaco. Dichiaro aperta la discussione. Sono interventi? Sì, noi per cose prendiamo atto di questo piano e certamente fa piacere sapere che il Comune di Casoli è tra i pochissimi che hanno realizzato questo piano di protezione civile. Ho sentito un po' anche sui giornali delle preoccupazioni anche del prefetto in ordine alla mancata presentazione di questo piano da parte della maggioranza dei comuni della provincia di Chieti. Dal nostro punto di vista sicuramente il voto è favorevole. I
in ordine, prendendo anche in qualche modo atto che c'è stata una forte collaborazione con il centro funzionale e quindi una collaborazione continua con esso, quindi questo ci dà una certa tranquillità su una stesura che mi pare ultimamente è stata anche molto laboriosa, considerando l'andirivieni dei messaggi da parte del centro funzionale. Quindi ce ne mettiamo per fiducia a questo studio, perché noi non è che abbiamo avuto molto tempo di approfondire questo piano, che no, speriamo che non succeda mai niente, questa è la prima cosa. Però è un passo in avanti, prendiamo anche atto della volontà dell'amministrazione di dare una ampia diffusione di questo piano attraverso degli step programmati in relazione anche alle varie componenti della nostra comunità, così diciamo distribuita nel territorio, che non sia soltanto la pubblicazione sul sito, pare spaventoso, insomma, è un file che per averlo ho avuto qualche problema insieme all'architetto di Torino. Qualche dubbio ce l'abbiamo in ordine al sito per l'atterraggio dell'elicottero, ci sembra non molto idoneo quell'area, se è stata verificata ne prendiamo atto, tuttavia è una perplessità che abbiamo, così come un'altra perplessità potrebbe essere quella del quadrante come area di stazionamento, non mi ricordo un termine preciso. Noi abbiamo sempre a monte quel problema della diga, un collassamento della diga, non so fino a che punto sarebbe compatibile con una scelta di quel tipo. Ecco, il nostro intervento finisce qui e sul voto sarà favorevole. Grazie consigliere. Ci sono altri interventi? Se si faccia anche in direzione ovviamente favorevole da parte del gruppo di maggioranza, visto il lavoro svolto e comunque che si può seguire, l'auspicio ovviamente che non possa mai essere utilizzato questo strumento. Grazie, solo per fugare qualche dubbio, ho avuto modo di parlare anche con personale dedicato. Gli elicotteri hanno una capacità di atterraggio impressionante, veramente riescono a atterrare in posti strettissimi. Il quadrante ovviamente, se il rischio è idraulico perché la diga ha dei problemi, non può essere utilizzato come sede, è utilizzato come sede per altri rischi, è molto appropriato come suggerimento, soltanto questo viene a portarci. Grazie. Passiamo al voto. Chi è favorevole all'ultima proposta del Consiglio del giorno, aggiornamento piano di emergenza comunale? Chi è favorevole? Con ulteriore votazione si chiede anche l'immediata eseguibilità di questo provvedimento. Chi è favorevole? Grazie per la partecipazione, non ci sono altri argomenti, ci ha concluso la seduta. Buona serata a tutti.